Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Oggi 25 ottobre siamo a Chiasso per andare a casa di Luciano e Palma per festeggiare insieme a loro i loro 25 anni di matrimonio. Suoniamo un po' il campanello. Ecco qua, vediamo se arriva qualcuno. Pronti per festeggiare? Eccolo qua. Permesso, ciao Luciano. Ciao Palma, tanti auguri. Sono 25. 25, precisi. Vede la mia signora qua. Adesso ci raccontate un pochettino qualcosa di questi 25 anni, vogliamo vedere le foto, i racconti. Ah certo. Oh, andiamo. Oggi è una data storica. Vedete gli amici che in questi 25 anni abbiamo gli amici. Abbiamo tutti amici, avete visto gli amici che abbiamo accumulato, qui c'è una quinta parte. Le foto le ha fatte mio cognato, Zito Giuseppe. Non c'è oggi Giuseppe? Viene stasera perché oggi era impegnato. Nemmeno la Ines. Stasera, ci vediamo stasera. Allora, così le vedi le foto? Gira l'altro. Ah, verso di qua, così. Allora, a favore di camera. 25 anni oggi? Oggi, esattamente. Ecco qua, qui la Palma. Abbiamo pensato di ricordarci. Come vi siete conosciuti? Ai, a Mercatino Conca. Ah. Il mercatino mi andare, no? Festeggiare, conosciuto, non parlava, gli ho dato un calcio in una gamba, che vuoi parlare di qualcosa? È vero che non parlavi? No, capelli lunghi fino a questo, vedi la foto, no? Parlava proprio di questa possibile in Palma. Era timida. Era timida, ma sei in te che parlavi per me. Anna, aspetta. Aspetta, Anna. Irma. Sono 2:20 o 3:00. Palma, allora, ha detto Luciano che tu non parlavi, è vero? Che prima impressione hai avuto di lui? Ma contateci qualche aneddoto, questi 25 anni, come sono stati? Ah, belli. Alti e bassi. Alti e bassi. Alti e bassi. Però, ancora insieme, dai. Sì, sì, sì. Allora, qua. Vedi qua? C'è il più bello la volta. Ieri anche 25 anni di sola. Voi vi siete sposati? A Pietralupa. A Ponte a Pietralupa e Ponte Cappuccini? No, Ponte Cappuccini. A fare la confusione. No, Pietralupi, Ponte Cappuccini. A Ponte Cappuccini. Ehi, vedi che c'è anche il frate che ci ha sposato. I frati? C'è un frate. Dove è il frate? Dobbiamo vedere il frate. Non è lì il frate, vedi? Ah, è un frate questo? Sì. C'è che è morto. È morto? È morto, vero Paolo? Raccontateci qualcosa, su, un po' di brio. Un po' di brio, ci abbiamo un figlio che ha 24 anni. Ecco. Sei muta? Oh. È un lavoratore. Ha fatto un lavoratore incallito. Chi? Lei l'ha fatto. Ah, chi è il lavoratore incallito? Andrea, che non c'è oggi. Sì. Ormai arriverà. Ah, lavorare. Ormai arriva. È bravo, lavora. È vero. Fai i chilometri, ma. Dai. C'è la fiesta, c'è quella di Prato. È così. Era bella la signora. Ah, com'era? Tutti e due. No, qui non sei te però, chi è? Abbiamo peggiorato. No, no, vi mantenete sempre uguali, poi oggi siete tutti in tiro, dai. Che... Io, buono, sono detto che era la sua madre. No, perché? Perché? Mi senta Alberto, è critico. Da? No. Mi per crisi. No. Cancello, ho detto a parlare. Ma cosa avete?
cosa? Allora, siamo arrivati alla fine dell'album. La torta, che bella la torta, dove avete fatto il ricevimento? La torta, ci hanno attaccato tutti i palloncini alla macchina. Sì, ma il ricevimento, dove l'avete fatto? Siamo andati a Sestino. A Sestino. Quindi avete sconfinato? Abbiamo sconfinato, le sue sorelle non volevano fare il pranzo perché stava male sua mamma, poi alla fine sono riuscito a mettere d'accordo con tutti i parenti e abbiamo fatto una bella festa, perché purtroppo sua mamma ha campato un altro mese. Allora, però pensiamo a cosa allegra adesso, 25 anni, sì, dai, c'è qualche amico stasera, come festeggiate? Gli amici sono venuti. Come Paola? Ah no, c'è Giuseppe Laine. Andiamo a cena a un ristorante qui a San Marino. Mia sorella e mio cognato, poi non ho potuto partecipare. Sì, sorella. Però ci sono anche i tuoi genitori. I miei genitori sono... Quanti anni è che stanno insieme? 60 anni circa. 60 anni? Avevo una casa di storia. Ah, questa di storia. Quella è d'oro. 65, no? Allora, siamo adesso con Giulio e la Maria, che i genitori di Luciano, quanti anni di matrimonio? 1900? Nel 30. Nel 30. Sei nata. Devo tutto io. Nel 48. Nel 48, quindi... Allora devo contare più. Non contare più mia mamma, gli anni di matrimonio. Non li conta più, ho perso il conto. Che si fa più niente? Quanti anni? Quanti anni avete? Fa più niente adesso. Fa più niente. 87. Ecco, un riassunto su questi anni di matrimonio, come sono stati? Ha perso tutti i vizi. Ha perso tutti i vizi. Diciamo che tu vedi che come perso, ha preso un whisky a sbordo. E tu è bello. Raccontateci qualcosa però su questi anni di matrimonio, che sono tanti. Te lo ricordo lei. Stava sulle quattro. È gelosa ancora. È gelosa ancora Maria? Vero? No, dice di no. È stato in ospedale, era geloso dei dottori, non voleva venire a casa. Ah, penso. È inverno. La mia mamma ha 82 anni, quella roba. No, sono geloso. Allora, vieni anche te che ci racconti un po', Luciano, dai. Raccontaci qualcosa anche te. Era geloso. 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 Ma vai su uno che racconta della sua gelosia. Tutto che scappassero da mezzanotte, mi fa fuggire, no, sono di trovare lì, e ricorda che questi che qui, gli è vigliacchi, ma che stanno... Allora, scusa. E deve registrare un amico da gente, a cercare le donne. E quindi eri geloso. Carla, che dopo 60 anni mio cognato, il poliziotto, l'andava a trovare tutti i giorni, aveva mia mamma, no? Allora un giorno il dottore gli ha detto, ho parlato con il suo marito, e mia sorella ha detto, no, il marito, e quello lì è il mio, non è di mia mamma. Ha detto, poi l'altro giorno l'infermiere gli fa, il suo babbo, ha detto che lei, lui era il babbo di mia mamma, ha detto, ma allora figura, ha detto la mia mamma. Ma ancora come in gamba, però abbiamo capito una cosa, che la simpatia è di casa, il folklore è di casa, che lo sai, in famiglia, lo faccio il ceppo. Grazie, troppo gentile. Io non dietro. Ecco, allora, un bilancio su questi 60 anni, ce lo dite o no? Come sono stati? Un bilancio. Di lavoro. Belli, allora sul belli chiudiamo, vi auguriamo mamma, 60 anni di felice matrimonio. Siamo quattro figli. Due maschi e due femmine. No, ma l'importante è la salute, che siamo tutti. No, però c'è un problema. In 9 anni tutti e quattro. C'è un problema, Francesco. Qual è il problema? Il problema, dicono che le mie sorelle sono belle e noi due siamo brutti, mio fratello. Adesso prendiamo i danni. Voglio dare i morali e materiali. Le sorelle hanno preso dalla mamma e tu hai preso dal babbo. Dai babbo, c'è anche Anselmo, il fratello. Tu un commento su potevi fare anche meglio. Tantissimo sanno adesso. Io non ti bravo.
il più grande. Io la vita di lui la so a memoria. Ecco, raccontaci qualcosa. Luciano, stai zitto un attimo, ti parli dopo. Raccontaci qualcosa. Quando Luciano andava a parlare le pecore, no? Gli mandava mia mamma e portava via la Ines, che era più piccola. Lei era più piccola, lei non voleva andare a correre. Allora Luciano gli dava due zampate nel culo. Adesso vai a correre le pecore. Lei piangeva e andava. Non vuoi andare? Perché voi avevate le pecore? Sì, 4-5, poche. Tre legate e due sciolte. C'era da correre, perché andavano a mangiare le vite. Le vite quindi... dopo le rovinavano. Erano fresche. Così perché io andassi a mettere la dopo la mattina lui stava sulle 4, perché 24-25 litri nella stanza. Tanto. Dopo chiamava me. Ma vendevate il latte? Si vendeva il latte, vitello. Perché io da sempre sostengo la gioventù vecchia? Invece non dico la gioventù. Sì. La pecora giovane. La pecora giovane, però anche la pecora anziana. Dopo c'era il lavoro dei campi. Si lavorava le mucche nella stalla, 24 mucche c'erano poche. Poi all'epoca c'erano anche pochi mezzi. Le mucche mezzi non c'erano. Si portava via il letame con la carriola. Quindi era la vita dura. Poi l'inverno, per tutte le stagioni. Però dai, una bella vita. Era una vita in campagna. È una vita sicuramente più sicura. Lavoro molto duro dalla mattina alla sera. Poi dopo le feste, si facevano le festicciole così in parrocchia qualche volta. Però sicuramente una vita più sana, con più una vita più a contatto con la natura. Ecco, no, come adesso. Sì, quella era bella, perché era il vero contatto con la natura. Facevano le viti, si raccoglieva l'uva, si faceva un po' di tutto, quello che si faceva in campagna, i formaggi, la mia mamma, 5-6 al giorno. I formaggi, che formaggi facevi? Faceva il formaggio di pecora, vero? Di mucca, a misto. Come si fa un formaggio? Se che siamo in tema. Si vede, il formaggio, diglielo tema. Poi si portava il latte a vendere, che le prendevano. Come si fa il formaggio? No, adesso raccontiamo un attimo anche del latte, andiamo dopo allora. Il formaggio, se uno vuole fare il formaggio, con un po' di latte gli mette una medicina. Il caglio, si mette il caglio. Si stregne e poi si fa il formaggio. Ecco qua. Si mette nel coso. Nella forma. Nella forma. E poi si stagiona. Un mese. Un mese. Salato, va messo un po' il sale da tutte e due le parti, quando soprattutto dalla parte si dice salato. Salato. Ecco. Quando ho preso il sale, il formaggio che rimane. Salato. Ecco, lo ripres sulla ricetta del formaggio, chiudere qua, avete visto, dai, che bella coppia, dopo 60 anni di matrimonio, la campagna vi ha aiutato. Ancora sono geloso, ancora uniti, e vi auguriamo ancora tanti anni di felicità. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come